Siamo nell'interno del Pantheon, il cosiddetto Tempio degli Dei, monumento fondamentale per chi si occupa soprattutto di arte classica, o meglio di arte antica, e qui è sepolto il nostro Raffaello Sanzio. Giustamente non poteva che essere sepolto qui per tante ragioni che poi spiegherò. Sulla lapide c'è questa splendida definizione di Pietro Bembo. Pietro Bembo era, come si dovrebbe sapere, un illustre cardinale e un letterato di finissima qualità. La traduzione: ille hic est Raphael, chi giace qui è Raffaello, ma aggiunge: mentre era vivo, la natura credette di essere vinta. Ora che è morto, teme di morire a sua volta. Diremmo che in queste parole esemplari di Pietro Bembo c'è già tanta della personalità di Raffaello, ma da un grande corregionario suo, e modestamente anche mio, perché sono nato ad Ancona, vorrei anche ricordare, perché non è mai ricordato da nessuno, l'epigrafe che il grande, naturalmente, Giacomo Leopardi scrive per l'epitaffio del giardino Puccini a Pistoia nel 1832. Raffaele d'Urbino, principe dei pittori e miracolo d'ingegno, inventore di bellezze ineffabili, felice per la gloria in che visse, più felice per l'amore fortunato in che arse, felicissimo per la morte ottenuta nel fiore degli anni. E in fondo questa grande dichiarazione di Leopardi è profondamente vera, perché quando si rilegge tutta la straordinaria avventura di Raffaello, ci rendiamo conto che in fondo nei volti struggenti, sublimi delle sue Madonne, e non solo in quelli, porta dentro di sé una sorta di malinconia di questa infanzia perduta. Forse già, come dire, insenitore di quella che sarebbe stata la sua brevissima vita. Raffaello Sanzio, Sanzio latinamente da Santi suo padre, nasce a Urbino il 28 marzo 1483, quindi sono 17 anni più i 20 del 1520, quando muore 37. Caso strano ma emblematico, nasce quel 28 marzo che è un venerdì santo, alle 3 di notte. Muore quel fatidico 17 aprile 1520 nella notte, ed è in preda a febbri diaboliche, ed è, guarda caso, un altro venerdì santo. Molti hanno giocato su questa cosa, ma io, che per mia natura mi sono sempre rifatto, grazie ai suggerimenti della compianta Mina Gregori, di Carlo Pedretti, di James Beck e compagni, alla storiografia anglosassone, molto più seria e attenta della nostra, ho capito, leggendo, credo di aver studiato almeno 200 volumi, se non qualcosa di più, su Raffaello, quanto in realtà sia stata drammatica in tutti i sensi la sua vita. E quindi sono giuste tutte e due queste epigrafi. Perché drammatiche? Pensate che perde la mamma all'età di 8 anni, ma all'età di 11 perde anche il padre, il suo primo vero maestro, colui il quale gli ha insegnato addirittura a pestare i colori, gli ha insegnato cosa si intende per tentare di alzare un affresco. Ricordavo prima, appunto, a Ilaria Magni, che nella casa c'è tuttora, e si può vedere questo barlume di piccolo affresco che Raffaello fece giovanissimo, appunto, sugli insegnamenti del padre. Ed è, guarda caso, tutto torna perfettamente nella vita di Raffaello, ed è, guarda caso, una Madonna. E il tema delle Madonne sarà poi il tema determinante, per certi versi, della storia e della grande
intuizione raffaellesca, ed è il periodo delle Madonne soprattutto, che comincia in quei 4 anni fondamentali a Firenze, quando su incarico, o meglio, su una lettera di invito di Giovanna della Rovere, sarà la grande dinastia che subentrerà ai Montefeltro, tra parentesi, i Montefeltro ovviamente sono la grande dinastia che dà la fisionomia di Urbino, grazie al grande architetto dalmata Luciano Laurana, per cui si chiamerà una città in forma di palazzo. Bene, Giovanna scrive a Pier Soderini, che era il governatore, chiamiamo così, di Firenze, esprimendole un desiderio. Il giovane Raffaello vorrebbe venire a Firenze perché è attratto naturalmente dal Rinascimento e vorrebbe studiare da vicino i grandi protagonisti. I grandi protagonisti, basta ripensare le date, in quel momento sono quel colosso irraggiungibile che è Leonardo e Michelangelo. Ovviamente Pier Soderini capisce perché, dico, la contessa era donna di grande cultura e di grande tatto, lo fa venire e quasi immediatamente Raffaello, nobile nel gestire, nobile nell'aspetto, nobile nell'elogio, entra in contatto, grazie a Pier Soderini, con le grandi famiglie fiorentine. Ed entra in contatto proprio a tu per tu con Leonardo e Michelangelo, che sono impegnati in quegli anni, tra il 5 e l'8, nel salone, come lo chiamiamo noi oggi, dei 500 in Palazzo Vecchio, ad affrescare Leonardo la battaglia di Anghiari e naturalmente Michelangelo la battaglia di, oddio, scusate un attimo di memoria, adesso la recupero subito, di Campaldino. Il destino vuole, come sappiamo, che nessuna delle due battaglie sia venuta nei secoli. Addirittura l'affresco, che non era poi un affresco, perché da quel grande sperimentatore Leonardo aveva usato una tecnica tutta sua, cominciarono a cadere addirittura prima che lui finisse l'appoggio dei cartoni e l'appoggio naturalmente delle tracce. Però l'incontro con Leonardo è fondamentale per Raffaello. Capisce che quello che sia Leonardo per un verso, sia Michelangelo per un altro, andavano cercando nell'ambito di quella che è la fase fondamentale, naturalmente, dell'Alto Rinascimento, poi entrerà il manierismo sulla svolta, ma qui il discorso sarebbe ampio e complesso. Ecco che Raffaello capisce fondamentalmente una cosa, che nella visione di entrambi, sia pure da due punti di vista diversi, entrambi cercavano di arrivare a quello che lui aveva già prefigurato in se stesso, cioè di tornare a mettere, o meglio, di porre realmente l'uomo antropocentrico, cioè l'uomo al centro del mondo, l'uomo che è in contatto e in rapporto più o meno logico, più o meno violento, a seconda dei casi, con la natura, ma Raffaello sosterrà per tutta la vita che senza la natura non ci può essere l'uomo e senza l'uomo non ci può essere la natura. E quindi questi sono gli anni formativi, perché dobbiamo aggiungere che già il padre, Giovanni Santi, lo aveva messo in contatto con la più grande bottega pittorica di quel momento fra le Marche e l'Umbria, che era quella naturalmente del Vannucci, e quindi del Perugino. Quindi il Perugino è in realtà il primo vero maestro di Raffaello, e di questo maestro Raffaello avrà sempre memoria, anche se,
con il quadro, con la pala, la grande pala attualmente a Milano, dell'incoronazione della Vergine, e c'è sì l'omaggio al maestro, ma c'è anche, come mai non viene? C'è anche, eccola, ci siamo, c'è anche l'addio al maestro, cioè il superamento del maestro, in quanto mentre, e qui li vediamo a confronto naturalmente, lo sposalizio della Vergine della Pinacoteca di Brera e di Pietro di Cristoforo Vannucci, detto il Perugino, lo sposalizio della Vergine. Quindi abbiamo lo sposalizio della Vergine di Raffaello a sinistra di chi guarda, quella ovviamente del Perugino a destra. E noi ci rendiamo subito conto di come quella di Raffaello si denoti in che cosa? In questo rapporto preciso fra i due gruppi di persona, le amiche e confidenti di Maria a sinistra e gli amici che accompagnano naturalmente Giuseppe dall'altra parte. Ma quello che è eccezionale è proprio, chiedo scusa, lo sfondo, questo tempio che ha la porta aperta ed è una doppia apertura che porta lontano dentro il paesaggio. Altra cosa curiosa, come vedete, mentre Giuseppe porge l'anello, questo giovane che spezza il ramo. Perché? Perché di tutti i pretendenti a Maria, l'unico ramo che fiorisce è proprio quello nella mano di Giuseppe. Quindi è tutta una allegoria e sappiamo bene che per Raffaello l'allegoria sarà sempre un fatto fondamentale. Ed è questo l'omaggio che Raffaello rende al suo maestro, quello che lui reputa veramente il suo maestro, e lo ricorderà per tutta la sua brevissima vita. Sono gli anni fiorentini, come dicevamo, in cui comincia a riflettere su certe cose che ha visto e naturalmente le prime cose che gli vengono in mente sono, oltre alle cose di Leonardo naturalmente, c'ha un occhio che rimane affascinato dallo schiacciato donatelliano. Per lui Donatello è un altro dei punti d'arrivo di questo momento del suo soggiorno fiorentino. Le famose tre grazie che recano in mano la mela, il pomo, come più giustamente va chiamato, ed è l'emblema della virtù, della castità e della speranza. Quindi il pomo in questo caso è questo simbolo. E guardate come ancora una volta Raffaello allarga il paesaggio quasi a denotare quello che per lui è proprio un convincimento di fondo, la relazione diretta, umana e non soltanto simbolica, fra la figura e il paesaggio che la contiene. Sono gli anni fervidissimi. Raffaello, ecco le tre grazie, le abbiamo già visto, andiamo avanti. Ecco, e qui comincia questo lungo discorso sulle Madonne, forse memore di quel piccolo affresco, ormai quasi non rimane niente, sul muro della casa paterna che vi dicevo prima. Ancora una scena dell'Annunciazione, chiedo scusa, l'angelo che arriva con il fiore e la Madonna che ha questo gesto di umiltà, come dire, io sono qui, fai ciò che vuoi. Andiamo avanti. Questo possiamo saltarlo, perché se no non ci basterebbe chissà quanto l'Annunciazione dei Musei Vaticani l'abbiamo appena visto. Ecco il famoso autoritratto del 1506, conservato agli Uffizi, come si dovrebbe sapere, fra la Galleria degli Uffizi e la Galleria Palatina di Palazzo Pitti, sempre a Firenze,
si ha la più bella e completa collezione delle opere di Raffaello. Su questo autoritratto, mi diceva Umberto Baldini, purtroppo anche lui scomparso, si è molto discusso, c'è chi addirittura è arrivato a scrivere che non si tratterebbe di un autoritratto autografo, ma di un autoritratto, la tavoletta come vedete non è grande, sono gli anni in cui Raffaello non supera mai misure, 48x33, sembra che addirittura sia una variante, una delle tante varianti, così si dice, però senza prove certe, di questo autoritratto dove si nota la bellezza del giovane, la raffinatezza del suo modo di posizionarsi, guardandosi ovviamente nello specchio, però per alcuni, faccio ovviamente dei nomi, James Beck da una parte, Carlo Petretti dall'altra, Mina Gregori, e però è veramente un autografo di Raffaello, perché dice qualche grana è venuta fuori quando nel 1955-56, giorno più giorno meno, fu restaurato in quanto era ridotto veramente molto male. Però la grande storiografia, soprattutto quella, ripeto, anglosassone, Sir John Popenency su questo autoritratto ha scritto una ventina di pagine memorande, sono convinti che sia opera autografa del sommo pittore. Ed eccoci, naturalmente, quello l'abbiamo già visto, io sono un pessimo navigatore di queste cose, allora ho sbagliato tutto. Devo tornare indietro, vi chiedo scusa, ma io con la tecnologia moderna proprio sono una frana, mi perdonerete. Ecco, ancora, l'abbiamo visto, questo l'abbiamo visto, appunto lo sposalizio nei due raffronti. Ah, ecco, è importante questo, torno un secondo indietro, perché, come mai non va? Perché, eccolo, sul grande tempio dello sposalizio appare per la prima volta la firma Rafael Urbinas 1504. Quindi una certezza anche di natura filologica, e a destra di chi guarda naturalmente la composizione in pianta, diremmo così, prospettica, dove si vede come Raffaello usi naturalmente gli elementi della geometria e non solo della geometria. Quindi entriamo nel vivo ed entriamo naturalmente in quello che è uno dei temi salienti di questi anni, e siamo ancora qui, sbaglio sempre io, tanto la colpa è sempre mia, giustamente, ecco il ritratto di Giovane con Pomo, sempre a Palazzo Pitti, la galleria, notate naturalmente la raffinatezza, guardate il gusto del colore e naturalmente la leggerezza del pennello di Raffaello, che porta quasi questo abito, questo, saprei neanche come definirlo, questo mantello, eccetera, eccetera, quasi da toccare e vivere, come giustamente ha osservato James Beck, con il respiro del ritratto stesso. Abbiamo poi la gravida, no, questo scusate, eccolo, lo vedete nel grande, questo è il giovane che dicevo prima, con il pomo, sempre il pomo, perché oltre al simbolo che ha nelle tre grazie, il pomo è sempre stato un frutto che è stato simbolo di scambi, è stato anche un simbolo di interpretazione secondo quello che era il pensiero del momento. Ed ecco la gravida, qui naturalmente, capolavoro assoluto, qui andiamo se c'è quello più grande, si vede, no, non c'è, e allora torno indietro. E perché ovviamente la gravida rimanda per certi versi allo studio che Raffaello fa sulla posizionatura delle mani nei grandi quadri,
di Leonardo. Però a noi questo interessa certamente come elemento storico, ma noi dobbiamo anche notare la bellezza di questo volto che ci guarda come dire: perché mi guardate che io con una mano mi tocco la pancia e gonfia e compagnia? Ma ancora una volta torna perfettamente tutto quello che è, come dire, l'addobbo, scusate se uso questo termine, visto che siamo sotto le feste, l'addobbo della veste. E guardate anche quella collana che scivola, gli anelli sulle dita, e quindi è questa gravida che si presenta al mondo lieta e onorata del suo essere gravida. Ancora una splendida donna, la dama con l'unicorno. L'unicorno, altro simbolo, cioè è il simbolo della verginità, simbolo della purezza. E la donna ci guarda così, come dire: avete dubbi su di me? Per di più tengo in braccio l'unicorno, quindi dubbi non ci sono. Ma al di là della figura, ancora una volta vi prego di guardare oltre le colonne che concludono questa straordinaria rappresentazione, il paesaggio immenso che si apre alle spalle della donna. È qui che Leonardo, sì, buonanotte, è qui che Raffaello comincia, come dire, a rendersi conto di quelli che saranno poi i suoi momenti salienti, e lo vedremo di qui a poco. A sinistra in alto il Cristo Redentore benedicente, si trova a Brescia nella Pinacoteca Tosio Martinengo, altra tavola piccola, vedete, 31,5 x 25,5, a destra uno dei primi capolavori intorno al tema della Madonna, la Madonna del Cardellino, la Madonna col Bambino e San Giovannino, anch'esso ovviamente agli Uffizi. Ecco il Cristo benedicente, vedete che sempre in questi casi di figura non solo sola come questo, il paesaggio abbraccia il personaggio, e quindi quelle parole che sono proprio di Raffaello: la natura è il centro del mondo e noi siamo centro del mondo insieme alla natura, quella malinconia, guardate, c'è sempre una sorta di malinconia negli sguardi dei personaggi, sia sacri che non sacri, di Raffaello, rimanda a questa sua ricerca di un ineffabile, che è appunto quella verità che forse, secondo alcuni, si raggiunge soltanto con la morte. Il Cristo benedicente, che indica la ferita nel costato, ovviamente la stigmata dei chiodi sulla mano, ma alzando le dita benedicenti, sembra che benedica sia il paesaggio, sia naturalmente noi che guardiamo. Sono tornato dietro. Caro Luca, lei dovrà farmi lezione, perché sennò io sbaglio facilmente. Eccola, e questa è la... Vediamo se c'è più grande. Ci dovrebbe essere... No, sono tornato indietro un'altra volta. Diavoli, ecco. E questo naturalmente la Madonna del Cardellino, guardate come è posta la Madonna che sospende un attimo la lettura per vedere questo dialogo fra i due fanciulli, fra il piccolo Gesù e il piccolo Giovannino, ma sempre lo sguardo, se state attenti, scorre verso questo paesaggio, questo cielo che quasi presagisce qualcosa, perché il Cardellino, uccellino stupendo dal canto melodioso, ha però sulla testa anche una striscia rossa che, come ben noto, è la prefigurazione della morte del Cristo. E quindi, se vedete, Maria ha un occhio, come dire, meglio, uno sguardo che già dice tutto. Qui abbiamo degli studi
per la Madonna del Cardellino, e Raffaello era anche un superbo disegnatore, che sono all'Ash Museum di Oxford, ma a noi servono per vedere come elaborasse poi dallo schizzo preparatorio il quadro vero e proprio. E qui siamo Sacra Famiglia con San Giovanni in Berbe, Sacra Famiglia Canigiani, la bella giardiniera, Madonna col bambino e San Giovannino. Andiamo avanti. Eccola, e qui guardate un particolare sul quale giustamente in molti si sono interrogati. Il San Giuseppe è per la prima volta che si conosca senza barba. Noi sappiamo che in quasi tutta la storia dell'arte San Giuseppe appare con una barba, a volte anche una barba abbastanza. E la Madonna, guardate la bellezza del volto di lei che lo guarda di profilo e, come dire, il torcersi del bambino che, pur appoggiandosi al seno della madre, cerca lo sguardo del padre. È una scena commovente, al di là del fatto che siano la Vergine Maria, San Giuseppe e il bambino, però è una scena così domestica, come era nella volontà poi in fondo di Raffaello, che a volte si era anche stufato di sentirsi dire: mi chiama soltanto il pittore delle Madonne. Però è una scena di una potenza. E è chiaro, caro ascoltatore, che su ogni quadro dovrei stare, senza esagerare, almeno un quarto d'ora. Per cui so che non seguireste, e quindi io cerco di dare degli estremi più veloci possibili. Guardate ancora un'altra scena, e qui ovviamente c'è a sinistra di chi guarda Santa Elisabetta con il suo Giovannino, a destra Maria col bambino Gesù, e sopra, però qui con la barba, San Giuseppe. Importante quel volo degli angeli che determinano, come dire, l'appressarsi del paesaggio con le cupole e i campanili, e questa girata del fiume che poi dispare quasi dietro la Madonna. Guardate ancora lo sguardo di Maria e guardate ovviamente lo sguardo di Santa Elisabetta. Ancora proseguiamo, perché sennò i tempi stringono. Il ritratto di Angelo Doni e il ritratto di Maddalena Strozzi, Doni, poi mi vea, della Galleria Palatina, e poi vedremo a destra la muta ritratto di Gentildonna. Il ritratto dei coniugi Doni, eccolo, è quasi un dittico, tant'è vero che Raffaello stesso riportò le misure idonee, esatte, e ancora una volta, al di là della bellezza della figura, specialmente lei con tutti i suoi anelli, la collana, eccetera, eccetera, ancora una volta dentro questa fascia del paesaggio. Quasi che Raffaello non dimenticasse quelle sue passeggiate di fanciullo sugli strapiombi di Piombino verso la grande campagna marchigiana. Sono due dei quadri certamente più celebri del momento fiorentino, e sono anche due dei quadri più celebri di tutta la ritrattistica rinascimentale. Guardate ancora nel dettaglio la preziosità dei costumi, dei vestiti, il posarsi delle mani, lo sguardo, questo sguardo che è sempre quasi tagliente, ma che è sempre in primo piano. E qui c'è un'altra delle caratteristiche che Raffaello capisce a Firenze, soprattutto leggendo nel senso di guardare a fondo la pittura di Leonardo, ma anche memore di certi artisti fiamminghi che erano già stati invitati ad Urbino, vuoi dai Montefeltro e poi dai Della Rovere. E quindi questa torsione
tra una spalla, la spalla destra e la spalla sinistra, che vagamente rimanda naturalmente alla celebre Gioconda di Leonardo. Il trasporto del Cristo morto, la Pala Baglioni, alla Galleria Borghese, e naturalmente, vediamo se c'è il particolare grande, no, sono tornato indietro come al solito, tecnologia Marsan 0-0. Ecco, e guardate la composizione, è una trasposizione del Cristo morto insolita, e guardate gli apostoli che lo portano, guardate la bellezza, si fa per dire, nel momento assoluto del dolore di Maria al centro che tende la mano per carezzarlo, e naturalmente le pie donne che in ginocchio, come dire, accompagnano al passo estremo, o meglio, dopo il passo estremo. E ancora in fondo Raffaello sente che anche là dove c'è la morte, ed è una morte, voi capite, importantissima, c'è sempre la bellezza primigenia della natura, l'albero con le foglie verdi, il paesaggio che è un paesaggio primaverile. Ancora una Madonna con San Giovannino, e qui c'è un duplice simbolo, purtroppo, e se guardate il volto di Maria ve ne rendete conto subito, il suo sguardo è veramente triste. Perché? Perché Giovannino a destra offre al piccolo Gesù il garofano rosso. Il garofano rosso è il simbolo, la prefigurazione, insieme alla, a quel prodotto marino rosso, il corallo, insieme al corallo è proprio la prefigurazione della morte, ma oltre a quello reca nella mano destra la croce. Quindi è, come dire, un colloquio tra queste due giovanissime fanciulli, ma lo sguardo severo, triste di Maria già dice tutto. E qui ovviamente entriamo in quel periodo di lascia Firenze e va a Roma e entra nell'orbita di quel Papa, cioè, per certi versi naturalmente, tanto discusso, Papa guerriero, Papa, però Papa di grande cultura, di grande sensibilità, che è Giulio II. E entra in contatto con Giulio II grazie ai rapporti che c'erano già preesistenti di un altro marchigiano, mi sembra di averlo già citato, Donato Bramante, grande architetto, e naturalmente il Papa. A Giulio II Bramante segnala questo giovane talentuoso. Giulio II lo chiama e comincia tutto il ciclo degli affreschi nei palazzi vaticani. Il ritratto di Giulio II è stato considerato uno dei ritratti più alti da sempre e di sempre nella storia dell'arte. È alla National Gallery di Londra, e su questo autoritratto, e su questo ritratto, chiedo scusa, sono state fatte svariate pensare, in epoca a noi abbastanza vicina, da Raffaello, la citazione che ne fa Francis Bacon nel suo ritratto di Giulio II. Ed eccoci che siamo nelle stanze vaticane, e naturalmente Raffaello lavora, aiutato da una, ormai aveva una bottega molto 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 attenta e molto sicura, e naturalmente però, come ci tramandano le scritture più attendibili, e lui doveva dar per primo e per ultimo la mano. Poi ci sono nella stanza, nella sala di Eliodoro, nella sala dell'incendio di Borgo, ci sono degli interventi degli allievi, però ovviamente qui è tutta mano di Raffaello. Ed è... Ah, sono tornato indietro. Qui vedete in primo piano
questo volto stupendo, arcigno se vogliamo, ormai in là con gli anni, e naturalmente guardate il panneggio della veste, la pieghettatura, guardate il fregio delle ombre, accidenta la tosse, il fregio delle ombre sul mantello, sulla porpora, e naturalmente, come è stato notato, è un Della Rovere, grazie Ilaria. Chiedo scusa, Della Rovere, e c'è proprio alla cuspide della poltrona la ghianda come emblema che richiama appunto la grande dinastia. Allora, stanza della segnatura con la scuola di Atene, ci lavora 3 anni, dal 508 al 511, e quindi andiamo avanti, vediamo. Eccolo, eccolo, questo è il capolavoro come affresco, naturalmente, e la cosa che subito ci fa riflettere è come mai sotto il primo arco, poi c'è un secondo e un terzo, ci sono le due figure fondamentali, ecco, eccolo qua, sì, e quindi c'è un omaggio che pochi si aspettavano all'epoca, cosa di cui Michelangelo se ne ebbe a male. Nella prima figura a sinistra dei due al centro, che è la figura di Platone naturalmente, ma chi è il volto di Platone? È niente meno appunto che Leonardo. Leonardo già con la barba, però è un omaggio che Raffaello sente di fare. E mentre Platone mostra, cioè ovviamente Leonardo, il suo Timeo, ecco che a destra ovviamente c'è invece Aristotele con la sua Etica. Quindi c'è l'incontro fra il mondo superiore, il trascendente, e l'immanente. Non a caso vediamo che Platone alza l'indice verso il cielo, mentre naturalmente Aristotele abbassa la mano verso terra. È il dibattito, diremmo filosofico, in atto in quegli anni, e ovviamente Raffaello lo risolve in questo contrasto, e quindi l'infinito, l'intangibile, mentre Aristotele riporta. E c'è un particolare che è stato per anni discusso: questo seduto un po' ingrugnito che scrive sarebbe niente meno che Michelangelo, quindi l'ha messo, come suol dirsi, un poco in castigo. Però ci rendiamo conto del respiro, basterebbe questo per dire un artista fondamentale. Infatti Lomazzo, grande storico del periodo, lo definisce, il percorso che sta portando avanti Raffaello, come la terza via nell'ambito del Rinascimento. Eccolo, qui lo vedete meglio, ovviamente il dito alzato, la mano abbassata, e qui è veramente, se uno ha presente l'autoritratto di Leonardo, il disegno famoso, la sanguigna, che è alla Regia Collezione di Torino, lo riconosce facilissimamente. E qui a sinistra, ecco, Michelangelo un po' ingrugnito, e forse è una tardiva vendetta di Raffaello. Andiamo avanti. No, sono tornato indietro. Caro Luca, mi dovete bocciare. Non ci capisco niente con questi aggeggi. E qui è un'altra delle grandi pagine nei Palazzi Vaticani. Siamo sul Parnaso, il colle degli dei e delle muse soprattutto, e vediamo naturalmente che Apollo, il dio degli dei, suona e intorno ha le varie muse, e con un particolare che a noi interessa. A chi guarda in alto a sinistra
si rende conto che in primo piano c'è il vate monadico, e cioè il vate monadico che è ovviamente Canuto per di più, è Omero, e quindi il grande patriarca della letteratura antica. Ma intorno a lui, a sinistra, con la sua corona d'alloro, c'è Dante, Dante che guarda Virgilio. Quindi è un omaggio a tutto quello che in un qualche modo Raffaello sentiva più vicino alle proprie esigenze, e naturalmente insieme alle proprie esigenze, insieme a quello che erano stati i suoi studi, per certi versi anche affannosi, anche perché girava in continuazione, ormai le commesse, non soltanto quelle papali, erano fatte di tutti i giorni, e quindi lui avverte queste tre somme presenze: Omero, Virgilio e Dante. Ecco, qui lo vedete ancora meglio, Aspasia che guarda verso naturalmente il sommo del colle, e qui ci sono riunite poi tutte le varie figure classiche che fino a quel momento avevano, come dire così, mosso tutto quello che era il discorso sulle arti antiche e moderne, comprendendo ovviamente la pittura e la scultura. E qui siamo, forse c'ho una nota, vediamo se me la sono portata. No, non me la sono portata, vabbè, ti chiudo il naso. No, siamo rimasti lì. Vabbè, non ha nessuna importanza. E quindi qui è ovviamente il viaggio di Galatea, trainata dai delfini e con gli amorini che ovviamente devono colpire per indicare chi sarà l'uomo prediletto. Quindi il sacro che si rilega ancora una volta alla grande tradizione profana. E qui c'è un altro dei grandi capolavori, Madonna della Seggiola, con il bambino e il San Giovannino, e poi naturalmente, credo debba andare qui, vediamo se non sbaglio, no, una volta non ho sbagliato, la Madonna della Seggiola è importantissimo perché in questo caso Raffaello cosa fa? Lega il movimento della Madonna, lo vedete bene, alla necessità di stare dentro la forma, ovviamente, del tondo. Ed è bellissimo perché la Madonna, per rientrare, si china sul bambino, lo stringe a sé, addirittura con le mani incrociate sulla spalla del piccolo Gesù, e ancora una volta il San Giovannino che appare, e ancora una volta portatore di non buone notizie, perché come ben vedete stringe sul braccio, devo mettere sinistro, la croce. Però ancora una volta questa maternità, questo sguardo del bambino che è quasi smarrito a se stesso, mentre la madre ci guarda dicendo: guardate, presto perderò questo gioiello. E quindi c'è questo richiamo continuo, forse memore anche del fatto di essere lui, Raffaello, rimasto orfano prima a 8 anni e poi a 11, perché nel frattempo morta la mamma quando lui aveva 8 anni, il padre Giovanni Santi si era risposato, ma con la matrigna non c'era verso. E quindi forse in questa dolcezza, in questa malinconia, c'è proprio questo ricordo doloroso dell'infanzia. Altra nota curiosa, ripeto, su ogni opera di Raffaello, senza esagerare, bisognerebbe parlare tra i 15 e i 20 minuti, guardate cos'è il gioco di quei piedini, è proprio tipico dei bambini quando si mettono i piedini uno sull'altro. Le coscette abbastanza cicciottelle, e quindi è umano, questa umanità che Maria ovviamente stringe guardandoci con lo sguardo che vedete. E qui c'è questa frase bellissima di Renoir: ero andata a vedere questo quadro
non mi ricordo, ed ecco che mi trovo davanti alla pittura, pensate, più libera, più solida, più meravigliosamente semplice e vivente che si possa immaginare, delle braccia, delle gambe con la carne vera, e che toccante espressione di tenerezza materna. E Renoir, certamente, in un primo momento anche lui era un pochettino prevenuto, come tanti, ancora oggi c'è gente, e quando io faccio le conferenze sul mio amatissimo Raffaello, c'è sempre qualcuno di Marziano, ma Raffaello non interessa a nessuno. Se studiassero forse sarebbe un po' meglio. Andiamo avanti. Ecco, no, questo possiamo, per non rubare tempo dopo, ecco, ritratto di Bindo Altoviti, e poi il celeberrimo ritratto di Tommaso Inghirami, il Fedra, e ovviamente uno è a Washington, al National Gallery, e a Firenze, a Palazzo Pitti, hanno scritto Pizzi, eh? Palazzo Pizzi, bello questo, Palazzo Pizzi, Galleria Palatina, e qui si nota la raffinatezza ritrattistica in quanto personaggio esistente, e si dice, bellissimo, c'è qualcuno che maliziosamente ha detto eccetera eccetera, a noi sono chiacchiere che non ci interessano, a noi ci interessa la pittura, guardate che cos'è lo sguardo di questo giovane, anche lui in torsione diremmo di tre quarti e quasi con una bocca femminea oserei dire, ma non è tanto quello che ci interessa, è nell'insieme come la figura balza innanzi con quello che è il gioco dei chiaroscuri, guardate la schiena, l'alta schiena illuminatissima e il controluce sul viso, dove, ripeto ancora, si vede come Raffaello, dopo la grande lezione del Perugino, abbia capito profondamente la lezione leonardesca dell'infinitamente vicino e infinitamente lontano. Ecco l'Inghirami, naturalmente questo è un altro dei quadri fondamentali, quasi strabico, questo sguardo rivolto, sta scrivendo, si dice, almeno così è stata, sta scrivendo una sorta di omelia, e quindi lo sguardo verso l'alto, come dire, signore, io sono qui e ho la penna a mano e il foglio sotto, ma se te non mi ispiri, io riesco a far poco. E quindi questo è anche il fatto preciso della religiosità di Raffaello. Non era una religiosità di convenienza, perché ormai era il pittore più ricercato in Italia dai religiosi e dai laici, per cui è proprio la sua interpretazione di quella che è una presenza dall'alto. Ma quel che è notevole è che il fondo è nero, quindi lui esce come da una finestra, faccio per dire, dell'inferno, alza lo sguardo e chiede naturalmente aiuto. La Visitazione, ancora al Prado, e la Madonna della Rosa, scusate ma... anch'essa al Prado, andiamo nei dettagli, ove possibile, eccola, la Visitazione, a sinistra Santa Elisabetta, a destra Maria, in alto come vedete gli angeli che arrivano, e guardate la bellezza di quello sfondo con quelle figure che stanno lì chissà a giocare altro, e Elisabetta che come sapete rimane gravida per volontà divina, almeno così dicono le Sacre Scritture, in tarda età, quando non era possibile partorire, si dice che mentre Maria le dà la mano, San Giovannino, che è nel ventre di Santa Elisabetta, ha una palpitazione, così come Maria copre col suo manto azzurro, più sullo scuro, il proprio stato di madre in stato, ripeto, interessante. E qui ancora, qui San Giuseppe finalmente c'ha la barba
canonica, naturalmente, il gioco ancora una volta fra Gesù, il Giovannino e naturalmente Maria, che se state attenti, ogni qualvolta c'è il San Giovannino, Maria lo guarda come dire, ci sono novità? Purtroppo le novità ci saranno tra poco. Il ritratto di Leone X con i cardinali Giulio de' Medici e Luigi de' Rossi e autoritratto con un amico. Eccolo, il cardinale, e notate proprio in una posa quasi da, come dire, da colloquio privato, questo grandissimo libro di, probabilmente, di incisioni e compagnia, la campanella con cui chiamava, ma vi prego di guardare la maestria di Raffaello in quelli che sono i panneggi, le trasparenze, sembra quasi che l'abito si muova col respiro di chi ovviamente lo contiene. Questo dialogo che in realtà non è un dialogo, ma è una sorta di incontro che deve prefigurare, attraverso anche probabilmente il libro miniato, qualcosa che noi forse non sapremo mai. Ecco il dettaglio, guardate la mano, guardate la veste, guardate la lente per vedere la scrittura miniata piccola, 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 e guardate il panneggio. Il panneggio di Raffaello è irraggiungibile. Nessun artista, sfido chiunque a dire il contrario, ha fatto vivere gli abiti come se fossero carne umana. Nessuno ci è riuscito come Raffaello. L'autoritratto con un amico, per qualcuno l'autoritratto Raffaello sarebbe ovviamente il secondo, per alcuni non è, per altri sì, anche qui le dispute si stanno, come dire così, portando avanti da anni e anni e anni. Certamente nel volto del cosiddetto autoritratto c'è lo sguardo sicuramente di Raffaello, ma è interessante la posa. Questa posa amicale, la mano che Raffaello pone sulla spalla dell'amico in primo piano e la mano del suo amico che ci viene incontro quasi a dire «Oh, ma chi conta è lui dietro di me?» Quindi c'è anche questa attitudine psicologica del ritratto che è unica in Raffaello. La velata è altra figura carismatica che potete ammirare sempre a Palazzo Pitti, ed è anche questa, basterebbe, come scrisse giustamente la cara Mina Gregori quando fece la grande monografia sulle opere del Palazzo Pitti, basterebbe ammirare il braccio destro, il primo che c'era, per vedere come è riuscito a dipingere tutta con la maestria sovrana tutti quei tessuti, intrecciando ovviamente l'oro con il fondo, basta quello per rendere. Poi la sobrietà del viso, lei si presenta, chi vuol capire capisce, la velata perché naturalmente quel manto in qualche modo la protegge. E poi c'è il capolavoro dei capolavori, ancora qui siamo sull'ingrandimento, guardate che cos'è il lavoro di questa manica. Dico bene, Ilaria, si può arrivare fino a lì. Eccola, eccola, la fornarina, che non ha niente a che vedere, come molti hanno detto, la figlia del fornaio non c'entra niente. Poi spiegherò perché. La fornarina è naturalmente una donna che è stata molto vicina a Raffaello. Lo dimostrano due cose fondamentali. La scritta sul braccio sinistro, Rafael Urbinas, oro su ovviamente fondo blu, e la perla che li mette sotto questa specie di colbacco, io lo chiamo così. Perché? Perché è un pegno d'amore. Si ritiene da più parti che fosse l'ultima donna che Raffaello ha avuto, che giustamente ha amato, c'era probabilmente, e
l'insegna Raffaele Urbinas è una promessa d'amore, non è casuale. Per cui il fatto che lei fosse o non fosse la figlia del fornaio, la fornarina e compagnia, viene a decadere ed è bella la posizione della mano sul seno, questo seno turgido, e la mano che scende lungo il grembo e si evidenzia in trasparenza anche l'ombelico. Quindi è una figura intima che Raffaello dimostra di aver conosciuto, consentitemi dire, di aver posseduto. Si dice che una volta lui andava a casa all'improvviso quando poteva, bussò due volte, però la fornarina non aprì e un pochino si irritò perché lei non era in casa. Però certamente, come vedete, anche dal viso leggermente atteggiato a sorriso, leggermente atteggiata a sorriso, c'è questa dolcezza, c'è questa sorta di confidenza con il soggetto. Ovviamente una delle più belle figure che si abbia nella storia della pittura. Ed eccole a confronto, guardate come anche cambia il colore della carne, come cambia la sfumatura del volto e come le labbra non si assomiglino mai, pur avendo un punto di contatto. La visione di San Ezechiele e la trasfigurazione. Visione di San Ezechiele, vediamo se abbiamo in particolare anche questo alla Palatina di Firenze. San Ezechiele viene portato in trionfo naturalmente dagli angeli e in fondo questa lampo di luce su quelle figure che contemplano. Guardate cos'è il paesaggio e soprattutto queste nuvole che pur abbassandosi sembra che si alzino verso il cielo. E sopra c'è già naturalmente, come vedete, il raggio divino. E veniamo all'ultimo capolavoro, quello che terminò praticamente un attimo, poco si può dire, un attimo prima di morire, la trasfigurazione. Trasfigurazione è una pala eccezionale che naturalmente, come dire, i romani, quando quella fatidica notte del 17 aprile 1520 si sparse subito la voce che Raffaello era morto, bene, al suo funerale, scortandolo dentro il Pantheon, vollero portare dietro la bara la trasfigurazione, proprio a furore di popolo. Questo dimostra come è importante questo quadro. Partiamo dall'alto, Gesù che ovviamente sale verso il Padre. A destra e a sinistra Mosè e Sant'Elia. Siamo, non dimentichiamolo mai, sul monte Tabor. Sotto i piedi di Gesù gli apostoli e vedete bene uno, due e tre addirittura abbagliati dalla luce di questa trasfigurazione che è una resurrezione e trasfigurazione insieme. Poi c'è questa roccia che crea questa zona d'ombra. Nella zona d'ombra in basso che cosa c'è? C'è l'ultimo dei grandi miracoli, se vogliamo, in quegli anni, che Raffaello fa compiere. Vedete il bambino all'estrema destra con il braccio alzato, è un indemoniato, e il padre con l'abito verde che lo sostiene. E ovviamente qualcuno, come al solito, maligno, e dice l'indemoniato. Però in tutto c'è quest'uomo a sedere a sinistra, potrebbe essere, non è stato ancora chiarito, uno degli apostoli, che ovviamente scaccia l'idea come la bellezza di questa donna, che è la madre, che in ginocchio chiede il perdono. Ma la cosa ancora più affascinante è la luce che colpisce il piccolo indemoniato, una luce che non si sa bene da dove venga, ma oggettivamente viene da sinistra. O meglio, e questo lo sosteneva anche
il caro Federico Zeri, viene dall'alto, è quasi come una luce che scende dalla trasfigurazione di Cristo. E qui dove noi capiamo tutta la grandezza di Raffaello, questo rapporto dialettico con l'impossibile, e lo scriverei con la I maiuscola, e quello che c'è dentro ciascuno di noi. Qui le figure, ognuna per suo modo, determina una sorta di grande teatro. Ma c'è una regia suprema. La regia suprema è il pennello di Raffaello. E la regia suprema è condotta in alto da questa ascensione del Cristo che è come alzato in volo e naturalmente con le mani aperte mostrando i sigilli dei chiodi, eccetera, eccetera. Qui Raffaello raggiunge l'impossibile, tanto è vero che Sir John Popenensi, ma lo stesso James Beck e anche la nostra Mina Gregori si chiedevano se 3 giorni dopo non fosse morto, cosa avrebbe potuto fare ancora. O forse, come sostengono Robin Kraft ed altri studiosi di scuola tedesca, forse ha raggiunto il massimo e doveva morire. È il cosiddetto destino dei geni che muoiono giovani. Pensate Mozart, pensate lo stesso Leopardi, 1798-1836, scarsi 38 anni. E quindi di fronte a questi geni, io lo dico sempre, cerchiamo di essere umili. Non venite a dirmi, Marziano, ma ci racconti le Madonnine, ma chi è oggi, sfido il mondo, chi è oggi in grado di dipingere un centimetro quadrato di quello che ha dipinto per chilometri, poi sui mosaici, sugli affreschi? Non ho potuto, per ragione di tempo ovviamente, parlare anche dei cartoni e tutto il resto. Come Raffaello, lui è arrivato a quella sapienza oltre la quale c'è una sola cosa, per chi è umile e vuol capire, il silenzio dentro di noi, che quando si è fatto silenzio, mi ricordo una frase bellissima del caro, caro, carissimo Ungaretti, mi disse, io ero poco più che ragazzo, dentro di noi il silenzio è la cosa più bella che ci sia. E ricordatevi, ero con Pietro Cimatti a Roma, Piazza del Popolo, dove lui andava sempre lì al bar, al Rosati, ora finalmente si sono degnati di mettere una targhetta, e ci ricordò salutandoci, scusate se sono versi miei, ma qualche volta ricordatevi, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Ecco, in questi momenti di dolorosa pandemia cerchiamo di capire che la vita è quella che è. Sappiamo, abbiamo una sola certezza, quella di morire. E quindi Raffaello ci fa morire con la dolcezza di una speranza che è per chi crede e chi non crede. Per carità, ognuno è libero di fare e di pensare come vuole. Però, e concludo, però, eccolo, l'indemoniato, credo che sia l'ultima immagine, se non sbaglio. Ecco qui, il Vasari, io il Vasari lo cito sempre poco volentieri, ma perché ci ha messo fuori pista, però leggiamolo insieme. Gli misero al mondo ove lavorava la tavola, la trasfigurazione che aveva il Cardinal de' Medici, la quale opera nel vedere il corpo morto e quella viva faceva scoppiare l'anima di dolore a ognuno che quindi guardava. E sta per venire, cioè viene su quelle che sono state le mie parole di poco fa. Si arriva a quel punto sovrano per cui la bellezza, ecco, chiudiamo col Cristo in trasfigurazione, la bellezza è nel credere nelle cose e nel credere in quello che è un messaggio, perché non esiste, e i miei grandi maestri
da Mario Salmi a Piero Bigongiari, da Lamina Gregori, me l'hanno sempre detto. Se credi in una cosa e te ne rendi ragione, quella cosa diventa l'unica che conta. E io chiedevo sempre, cos'è la poesia? E la poesia è il più grande pensiero che ogni uomo possa avere. E Raffaello, pittore di straordinaria, non ho termini, ci ha insegnato una cosa, che la poesia della visione è la poesia, sia pure malinconica, della nostra anima, di ciascuno di noi. Grazie Raffaello e buon riposo.